seguendo noi anche ovviamente il mercato di aste e soluzioni di altro tipo, è capitato alle volte di vedere sul mercato l'usufrutto. Voi trattate anche usufrutto o trattate soltanto la nuda proprietà? È una bestia nera l'usufrutto, nel senso che l'usufrutto può essere in carico a un soggetto fisico o a un soggetto giuridico. Se l'usufrutto è in carico a un soggetto giuridico, ha una durata massima di 30 anni. Se invece l'usufrutto è in carico a un soggetto fisico, l'usufrutto è tipicamente un usufrutto vitalizio. Io lo posso anche cedere l'usufrutto, cioè diciamo che io sono un usufruttuario 75enne. E voglio vendere il mio diritto di usufrutto. Ci sono le tabelle, abbiamo visto come viene calcolato, viene valorizzato. Chi compra questo diritto di usufrutto però si sottopone a un enorme rischio, perché l'usufrutto rimane legato all'esistenza in vita del proprietario originale. Quindi, se dopo aver venduto il suo diritto di usufrutto è 75enne, esce fuori di casa, io ho comprato il diritto di usufrutto di questo 75enne, entro in casa e il giorno dopo il 75enne attraverso la strada e viene tirato sopra da un autobus, faccio un esempio, il mio diritto di usufrutto decade, quindi ho fatto un investimento a vuoto e perdo tutto il mio denaro. Quindi non c'è un mercato vero e proprio dei diritti di usufrutto, perché a meno che non siano diritti di usufrutto appunto di persone giuridiche, ma il rischio è troppo elevato. Certo, è troppo volatile. Sì, perché essendo legato all'esistenza in vita del proprietario originale, qualsiasi cosa possa succedere a questo proprietario originale, il mio investimento può essere vanificato anche già il giorno dopo. Certo, perché comunque in qualità di investitori abbiamo il dovere di avere il controllo e la guida dell'investimento. Quindi Corretto. perché invece così sto acquistando qualcosa che è quasi andare a giocare i cavalli. Ma secondo me è peggio, cioè è una puntata sul perdente quasi certa. Certo. Sì, diciamo che ho visto persone che hanno trovato poi soprattutto sui negozi che poi sono riusciti a mettere in affitto bene, sono rientrati abbastanza velocemente, però capisco che siano un colpo di fortuna e non un mercato di riferimento, insomma. I colpi di fortuna nella Certo. vita esistono. Negozi che hanno comprato il diritto di usufrutto? No, un investitore che ha comprato l'usufrutto e di un negozio che era affittato bene, effettivamente è rientrato velocemente perché il negozio aveva una Però grande magari il rentabilità. negozio è stata una persona giuridica e quindi lui era tutelato. No, non era intestato a una persona Persona fisica che fisica. Vabbè. comunque sì, che è durato, è stato sì, però cioè, nel senso non fa mercato, insomma, sono quelle No. operazioni che dici ok, va bene, sei stato bravo, allora cercane altre 10. Impossibile. Sì. Impossibile. E, senti, e a quel punto l'usufruttuario. Sai chi è che compra il diritto di usufrutto? Sai chi è Sì. l'unico mercato per l'acquisto del diritto di usufrutto? Il Sì. mercato dei nudi proprietari. Cioè il nudo proprietario di quell'appartamento è colui più interessato ad acquistare il diritto di usufrutto, magari con un po' di sconto, così consolida la piena proprietà ed entra in possesso del bene direttamente. Quello sì. Certo, perché su due acquisti riesco poi a prendere un intero facendo dei numeri interessanti, ovviamente.